Cani e gatti, ma anche cavalli, asini, criceti, conigli e persino pesci canarini. Animali di ogni genere per tanti pesaresi che hanno risposto all'appello della tradizionale benedizione celebrata in occasione della festa del protettore Sant'Antonio Abate. Una manifestazione che ha radunato una cinquantina di animali in piazza del Popolo a Pesaro con i loro padroni e i tanti cavalieri delle Giacche Verde Marche, associazione coordinatrice dell'iniziativa. È un'occasione di trovarsi perché Sant'Antonio Abate è la paradiso degli animali, di tutti i tipi di animali. Dopo 2 anni ci ritroviamo per il discorso della pandemia, abbiamo chiesto le autorizzazioni al comune perché, come patrocinio, ma soprattutto anche alla prefettura e alla questura che ci hanno dato l'ok per farlo. Abbiamo cercato di tenerlo in sordina, ma bene o male, l'importante è che la gente abbia la mascherina e i distanziamenti. La piazza è talmente grande, una delle piazze più belle d'Italia. E come vedete anche oggi con un passaparola si è riempito ugualmente la piazza. Come ho visto, la piazza è piena di cani, di gatti, di canarini, ho visto, ci sono anche il gruppo degli asinelli. Questo fa piacere perché si ritorna un po' alla vita quotidiana di tutti i giorni, questo è un piccolo segnale. Poi devo sempre ringraziare i miei giacche verdi perché durante l'anno noi facciamo tanto attività di volontariato, di monitoraggio, del controllo del territorio, anche questo è un modo di ritrovarci, è sempre una piccola festa, ma un modo di ritrovarsi anche a quelli che hanno come noi piacere e sono amanti degli animali. Ci ritroviamo con i frati minori che hanno loro stessi, stanno dando la loro benedizione e che ci porti bene per il futuro. Significate quello di stare insieme perché amiamo gli animali e far conoscere gli animali specialmente ai bambini e poi niente, siamo qui per l'amore di animali noi. Sono di Asineria Monte Gridolfo e Dottor Pumba. Siamo venuti finalmente dopo 2 anni, siamo riusciti a fare di nuovo questa manifestazione molto bella e simpatica e anche con una bella giornata, nonostante un po' di freddo. E peccato per chi non c'era, speriamo che quest'altro anno ci possa essere tanta più gente e ancora più liberi di come siamo adesso. È una giornata importante perché serve per lanciare un messaggio su quello che è il rispetto degli animali, della loro cura, della loro tutela, della loro gestione. Pesaro è una città che ha grande sensibilità nei confronti degli animali, però è sempre bene tenere vivo l'interesse e ribadire il messaggio perché ogni animale, a partire dal più piccolo fino ad arrivare al più grande, come sono i cavalli, ha delle necessità particolari che debbano essere rispettate.